Un'idea del cittadino governante va potenziato e salvaguardato il mercato di Piazza della Chiesa. Certamente, questo è un nostro vecchio cavallo di battaglia. Piazza della Chiesa è la sede del mercato coperto da oltre 40 anni e lì sì, appunto, cioè, si svolge il mercato storico delle erbe o dei prodotti agricoli locali. Ora, cosa sta accadendo? È che nello spostamento del mercato del giovedì, che è quello che si fa a Giulianova per gli ambulanti a Lido, l'amministrazione ha spostato, insomma, l'intenzione, o comunque ha già deciso di spostare anche i produttori agricoli locali da Piazza della Chiesa a Via Gorizia, raggruppando il mercato del giovedì con i produttori agricoli locali. Ora, questi operatori non sono d'accordo e noi pensiamo che vadano assolutamente ascoltati perché, qui torna alla considerazione che noi facciamo, il mercato del chilometro zero, cioè i prodotti agricoli locali, sicuramente diciamo, ha una prospettiva economica importante perché ormai, ne parlano tutti, a partire dai medici, la buona alimentazione è importante molto per la salute e l'agricoltura del chilometro zero, specialmente se è agricoltura biologica, naturalmente fa molto bene alla salute. Ora, per quale motivo non, visto che c'è una domanda crescente, non andare in questa direzione assecondando anche la creazione, la risposta alla domanda di creazione di strutture, di infrastrutture per poter, diciamo, svolgere bene queste attività. Noi vogliamo ricordare che purtroppo quella sede storica è lì da 40 anni, ma negli ultimi 10 anni è stata abbandonata e ora addirittura nelle intenzioni dell'amministrazione pare che non ci sia nessun futuro per il mercato del chilometro zero qui a Giulianova, almeno in quella sede. Quindi noi riproponiamo, per concludere, riproponiamo l'attenzione a quello che dicono gli operatori del settore, e cioè loro vogliono rimanere in Piazza della Chiesa, crediamo che debbano essere assecondati. Dall'altra, oltre che continuare nel frattempo questa attività, occorre seriamente pensare al recupero, alla ristrutturazione del mercato coperto che lì già è abbandonato da un decennio e creare a piano terra una, diciamo, una ospitalità degna per questi lavoratori che attualmente d'inverno e quando c'è cattivo tempo stanno al freddo e al gelo purtroppo. Quindi noi pensiamo che una scelta a favore dell'agricoltura locale è una scelta che deve passare attraverso la conferma di quello che attualmente accade in Piazza della Chiesa, migliorando notevolmente dal punto di vista della struttura.